Buongiorno, eccoci qua. Allora, abbiamo fatto la parte anteriore, praticamente l'abbiamo finita, saldata e gli abbiamo dato il fondo dei postiti, sia dentro che fuori. Adesso bisogna fare il cofano davanti. Ovviamente a vederlo così sembra che il cofano è buono, ma in realtà è tutto quanto oramai. Considerate che la macchina ha 65 anni, sarà stata raschiata chissà quante volte da vari carrozzieri, quindi la lamiera non esiste più, non c'è più. Ma non solo per quello dobbiamo rifare il cofano, anche perché tutte quante le arie tra il parafango e il cofano sono tutte diverse praticamente, perché non hanno mai curato bene e i vari tagli tra il cofano e i parafanghi, eppure come altezze, una parte più bassa, una parte più alta. Poi, per dire, dalla parte di qua c'è meno aria, qui ce n'è molta di più, quindi a questo punto conviene fare la fodera esterna del cofano. Quando faremo la fodera esterna, vedete qua quanto è largo, e poi non è paro, non è, anche qua sopra ci sono dei punti tagliati male. Poi vi farò vedere la parte interna, anche ci sono molti difetti. Quindi l'esterno lo togliamo. Prima di togliere l'esterno, ovviamente facciamo la sagoma del cofano. Una volta che è fatta la sagoma del cofano, possiamo levare la fodera esterna, recuperare quello che c'è dentro. Dentro ci sarà uno scatolato. Una volta recuperato l'interno, ovviamente faremo e possiamo anche rimettere la parte esterna. Quindi adesso lo smonto e poi cominceremo il video. Vi faccio vedere come si esegue il lavoro per rifare il cofano esterno.